prova tecnica, scusate. Buonasera, grazie all'organizzazione per invitarmi. Per chi non mi conosce, mi chiamo Alessandro Giano, faccio la guida turistica. Probabilmente la prima guida turistica così pazza da voler fare questa cosa invece di andare a lavorare a Roma. Perché questo è un mio tour, è una cosa che faccio io anche in estate. Abbiamo solamente una ventina di minuti, quindi diciamo che sarà un po' una carrellata su quello che sono le ville liberty a Santa Marinella, perché se possiamo dire che così nel periodo di maggior sviluppo sono state contate 150 tra ville e villini. Però faremo così una carrellata, diciamo, tra le principali, partendo un po' da un piccolo background storico, se mi date la parola italiana lo so. Entroterra, preferisco un background. Allora, questo è Claude Lorrain, detto a Roma il Lorenese, un vedutista, praticamente veduto con Porto di Santa Marinella. Non esattamente perché... Eccolo qua. Questo dovrebbe essere, correggete se sbaglio perché sicuramente ne sapete più di me, ma questa dovrebbe essere l'antica posta, Palo, sì? Questo è la stazione di posta già Punicum, che poi diventerà Villa Sacchetti, mentre invece questo è il promontorio di Santa Marinella. Ho detto Palo perché Claude Lorrain faceva il vedutista e praticamente lui metteva anche, cioè nelle vedute non era proprio una fotografia del territorio, ma venivano messi anche elementi così un po' presi da altre parti oppure addirittura fantasiosi. Diciamo, vediamo un po' se ce l'ho fatta. No, non ce l'ho mai. Questa qui. Questa è la situazione praticamente del 1638, praticamente una landa desolata, non c'era nulla, c'era solo il castello dei Scalchi e la stazione di posta che diventerà poi Villa Sacchetti. Questa qui l'ho presa al Catasto Gregoriano del 1819 e qua si vede praticamente il promontorio di Santa Marinella, la via Aurelia e la stazione di posta e basta. E poi arriva lui, mi sono messo padre patri perché senza di lui il paese non esisterebbe, e quindi lui è Don Baldassare De Scalchi, che il 12 gennaio 1887 acquista all'asta la tenuta di Santa Marinella, 550 ettari per 336.536 lire, dall'ospedale di Santo Spirito in Sazia, che aveva gestito questo territorio per circa 500 anni. E due parole su Baldassare perché a me piace particolarmente. Lui era principe romano, cattolico, ma anche liberale. Lui sarà uno di quegli aristocratici che vedranno con positività l'arrivo dei Savoia e l'arrivo del Regno d'Italia e la fine dello Stato Pontificio, tant'è vero che annunciò proprio a gran voce nel suo feudo di Bracciano appunto il cambio della comunità, quello che stava succedendo, il cambio storico che stava appunto vivendo. Uomo del suo tempo lui, perché è proprio protagonista del suo tempo, magnate, bevete pure, qualcuno ha detto, perché c'aveva i vini in Ungheria, perché la madre era ungherese, avrà una visione o una speculazione edilizia. Adesso vediamo un po', probabilmente avrete delle così concezioni diverse. Raffaello Ietti sarà il suo architetto personale. Sarà colui che lui era un architetto neorinascimentalista, sarà lui che ridarà la luce rinascimentale al castello di Bracciano. E sarà lui proprio, questo è lui all'ingresso del suo villino, guarda pure lui se non è un uomo del suo tempo, è proprio la belle époque lui, no? sarà lui che disegnerà proprio le nuove linee del paese, perché come avete visto il paese non c'era. Questa è una foto che ho trovato e mi piace particolarmente, questi sono i loro due nel 1898 a Civitavecchia. Allora Oietti bellissimo con questo vestito bianco, no? E l'ombrello, mentre invece Don Baldassare sembra appena uscito da un safari. Però probabilmente venire a Santa Marinella doveva essere
sì, perché comunque il grande centro urbano era Civitavecchia e qua era una zona nella quale non c'era nulla e praticamente c'era questa grande natura rigogliosa, i Monti della Tolfa che si tuffavano verso il mare e basta. Questo è il piano regolatore, se così possiamo dire, del 1889. Questo l'ha fatto Raffaello Ietti. Questa qui è il villino Ietti, che sarà il primo, ok? È praticamente la zona della passeggiata, questa è la passeggiata, questa è la via Aurelia, probabilmente questo è quello che oggi chiamiamo Lungomare Marconi, che già forse c'era già una deviazione. Ma lui disegna, la cosa importante è che lui disegna questa via qua, che non c'era, e che è via Rucellai, dedicata da Montisanno a donna Emilia Rucellai della Gherardesca, moglie di Don Baldassarre. Praticamente, cosa fa il nostro architetto Ietti? Disegna questa strada parallela alla Veglia e poi divide le parcelle. Mettiamo un attimino tutta questa storia nel loro periodo storico, ok? Don Baldassarre, 1887. Roma era diventata capitale d'Italia 16-17 anni prima. Cosa succede? Si trasferiscono a Roma tutti i piemontesi, i fiorentini, tutta la nuova aristocrazia, la nuova classe dirigente del nuovo Regno d'Italia si trasferisce a Roma. Si trasferiscono a Roma anche businessmen, diremmo oggi, o comunque imprenditori, perché questa gente metterà le basi per la Roma che conosciamo oggi. La Roma seicentesca, bellissima, settecentesca, delle grandi giardini, delle ville, un po' come era poi in epoca romana, dei cardinali e delle grandi famiglie romane, sparirà, verrà piano piano distrutta per la prima grande speculazione edilizia della storia moderna della città. Loro in quel periodo si mettono le basi per la Roma caotica, dei misteri, delle province, dei grandi boulevard, sì, che conosciamo oggi. Okay? Don Baldassarre è uomo del suo tempo, lui sarà anche politico presso il collegio di Civitavecchia. Vede un'opportunità, probabilmente dietro consiglio di Garibaldi stesso, che comunque per questa zona passava, poi per il porto di Civitavecchia, poi per la ferita alla Figoncella, un po' da vedere. Ma sicuramente passava di qua, anche perché il progetto dei muraglioni del Tevere sarà proprio un progetto di Garibaldi all'inizio. Garibaldi probabilmente dice al principe di comprare questa terra, perché? Perché volevano sviluppare nel 1887 una stazione balneare d'élite. In quanto l'idea di Don Baldassarre è stata questa. Tutti questi ricchi, tutta questa nuova classe dirigente che si è trasferita a Roma, che sta lavorando fortissimo per costruire la Roma capitale d'Italia, avranno anche bisogno di un posto dove venire in villeggiatura. E quindi l'ospedale Santo Spirito aveva messo all'asta tutto questo grande appezzamento di terra perché non sapeva che cosa farci, Non e quindi conveniva più dal non punto di vista conveniva perché agricolo. era stata, non è una terra agricola. Sì, non è una terra agricola, Terra di Santa Marinella è stata definita di categoria 5, piena di sassi, colline, non è una bella terra come quella magari di Tarquinia, no? Tutta bella piatta per fare agricoltura. Quindi, Don Baldassarre compra, sì, sicuramente vuole fare un affare, assolutamente, però c'è anche una visione di creazione della città. Cominciano a dividere in parcelle e questo è il passaggio fondamentale per capire la nascita della città. Nel contratto c'era una clausola che diceva che se io sono il principe e voi siete il ricco romano che comprate la villa, avete 2 anni per costruire una villa o un villino con tutta una serie di requisiti, pena la perdita della proprietà e la perdita del denaro. Quindi se entro 2 anni non costruivano, perdevano sia la proprietà che il denaro. E questa clausola sarà la clausola che farà così comparire, proprio come tutta una serie di funghi, se mi passate il termine, i grandi cantieri, sì, che saranno poi le prime ville di libertà. Ci siamo? Bene. Questa è la prima, questa ancora esiste, del 1888. Vedi che Oietti non è un eclettico, è un neorinascimentalista lui, questa villa. Se andate lì e vedete, qua c'è un'iscrizione che io
ho fotografato e ci ricorda questo, che l'architetto romano Raffaello Ietti costruì a sé e ai suoi questa casa. Notare il riferimento della V romana. Questa casa quando primo nel 1888 tracciò il piano che fece ridente e ospitale questa spiaggia allora deserta, ok? Quindi lui si costruisce questa casa per sé e cosa si costruisce? Un bel palazzo rinascimentale, neorinascimentale, ma comunque abbastanza classico. Lo chiameranno infatti il dado, proprio per questa sua forma così regolare. Questo dall'album di famiglia, ci abbiamo da sinistra a destra Raffaello, Leopoldo Borruso, che poi sposerà la figlia di Raffaello, Maria Oietti. Poi ci abbiamo Fernanda, che onestamente non so chi è, e la cagnolina Nelly, che visto che c'era, in didascalia ha commessa anche lei. E poi qua, forse più importante, Ugo Oietti, il figlio di Raffaello, che diventerà ancora più famoso del padre, diventerà critico d'arte, direttore del Corriere della Sera e altro. Questa sarà proprio la Villa Borruso. Questa è del 1908, se non sbaglio. Qui abbiamo Villa Borruso, sì, e poi Villa Franz. Questa era la villa della famiglia Franz, la vediamo tra un attimo. Ho messo questa perché le atmosfere della Santa Maria della Liberty erano un po' queste, no? Dobbiamo immaginare così questo posto. Molto naturale, con quest'aria molto buona, 300 giorni di sole all'anno, nella quale piano piano cominciano ad arrivare tutti questi ricchi che si costruiscono, per dirla con termine tecnico, è villone. Ho messo anche i vetturini perché è importante ricordare che furono in attività fino al 1975. Bravo. Ed erano stazionati dove oggi sono stazionati i vetturini moderni, che sarebbero gli autobus della SAP, ovvero davanti alla stazione, okay? Perché che succedeva? Che i ricchi arrivavano in stazione, quella stazione che conosciamo qui a Santa Marinella, sta lì dal 1906, prima era da un'altra parte più vicina al castello, e praticamente i signori arrivavano lì anche perché i biglietti del treno erano carissimi e quindi era un mezzo di trasporto nuovo solo per i ricchi. Arrivavano lì e poi c'erano le carrozzelle che ti portavano in villa. Bei tempi, residente. Questa entra un po' nel tecnico. Allora, questo, entrando nel Liberty, è definita stile Liberty eclettico neogotico. Neogotico perché, allora, innanzitutto, che cos'è il Liberty? Però se volessimo essere tecnici, il Liberty arriva in Italia nel 1903, quando arriva Sir Arthur Liberty dall'Inghilterra, che all'esposizione di Torino porta tutta questa serie di mercanzie dal Medio Oriente e dal Lontano Oriente, che gli italiani si innamorarono, furono così un po' sorpresi da questo stile mai arrivato, che lo chiamarono proprio lo stile Liberty, che poi sarà l'Art Nouveau per i francesi, il modernismo per gli spagnoli, eccetera eccetera. Arrivano materiali nuovi nel Liberty, nuovi cementi, cementi armati, e quindi gli architetti si cominciano a giocare, giocano un po' con gli elementi del passato e appunto formano questo stile chiamato eclettico, nuovo, appunto Art Nouveau. Per esempio qua c'è il torrino, che è un classico elemento medievale, non c'è elemento più medievale del torrino, e poi abbiamo una grande scalinata d'ingresso. Qua purtroppo c'è la palma, non si vede, ma questa è una bella loggia rinascimentale. E poi quello che definisce lo stile sono un po' le finestre, perché sono neogotiche, non si vede, ma l'arco punta leggermente verso l'alto e quindi questo le fa diventare neogotiche. Inoltre questa è una finta bifora. La bifora, come saprete, è un elemento proprio classico delle architetture medievali, no? La bifora, sì, due archi, due archetti, una colonna. Qui l'architetto che ci dice? Che lui la conosce la bifora, però ti fa il virtuosismo, ti toglie la colonna, che di solito è elemento strutturale nella bifora, sì? E lui e lascia la finta bifora sopra come elemento puramente decorativo, ok? Quindi così, dei vezzi architettonici, così. Questa è del 1903, probabilmente questa l'ha fatta Leopoldo Borruso, che era la nuova generazione, mentre invece secondo me, da ricontrollare,
Questa l'ha fatta la vecchia generazione, Raffaello Ietti, perché questo è un altro neorinascimentale, perché usa addirittura i medaglioni con una medusa al centro, sì? Quindi il medaglione è uno dei classici, siamo alle ghirlande, no? Elementi appunto rinascimentali. Questa era appunto la villa dei Franz, la famiglia Franz veniva dalla Germania e avevano un hotel, l'hotel d'Allemagne a Via del Corso. Il così membro più famoso è sicuramente Ettore Rosler Franz, ma che a detta dei legittimi eredi con i quali ho parlato personalmente non è mai andato in quella villa, però bisogna menzionarlo. Lui praticamente fece un grandissimo lavoro di documentazione, questo fece questi 120 acquerelli, chiamati Roma Sparita, che se avete una opportunità sono in un bel museo a Trastevere, ma adesso non abbiamo tempo, insomma, però sarebbe bello approfondire. Villa Bettina 1906, praticamente è rimasto uguale, qua si può vedere che tutte le ville avevano un accesso diretto alla spiaggia, la passeggiata non c'era perché è un progetto degli anni 30. Questa è stata definita probabilmente una delle più belle, scusate, Ville Liberté di Santa Marinella. Qua, sempre il Torrino, anche qui elemento. Poi vi do dei compiti a casa se posso. Andate, quando camminate là, andatevi a vedere per esempio quanto sono belle tutte le inferriate in stile vegetale e addirittura si riproducono, oggi diremmo in 3D, il fiore della calla, sono tutte calle. E quindi il Liberty ci denota anche delle maestranze dietro importanti, no? Cioè c'erano gli artigiani bravissimi all'epoca. E poi da andare a vedere, compiti a casa, anche tutte queste belle ceramiche che stanno proprio qua, sì, sotto la tettoia, quasi come a fregio, che sono tutte ceramiche sempre dell'epoca che rappresentano un cigno o comunque dei motivi sempre naturalistici. Cito anche il... Questa mi fa troppo ridere, scusate. La parola tecnica in italiano per questa struttura aggettante che dal corpo centrale della villa è bovindo. Il bovindo viene dall'inglese bow window, che vorrebbe dire finestra ad arco, perché appunto era una finestra ad arco. In questo caso dovrebbe essere esagonale se non sbaglio, ma comunque è sempre un bow window che è stato italianizzato, e a volte lo so, a me sembra ridicolo, però il bovindo, bellissimo. Che altro? Penso che ci siamo. Non so che cos'era qual era il colore originario. Quello che si è scoperto è che ha cambiato nome, ovviamente, scusate, ho sbagliato il nome. Oggi si chiama Villa Bettina, ma quando fu costruita si chiamava Villa di Zero, e la Villa di Zero era di un ricco agente di cambio, quindi insomma una persona che stava nel mondo della finanza. Quando questa fu costruita, colei che fece grandissima pubblicità a questo progetto di sviluppo di Santa Marinella, ovvero la scrittrice Olga Ossani, amica anche lei di Don Baldassarre, lei scrisse, quando Di Zero costruì questa villa, dice: il signor Di Zero sta costruendo una villa così grande che sembra, sicuramente ci ha messo un po' di carico, ma che sembra un monumento nazionale. Però se pensiamo che noi siamo un piccolo paese di provincia, sicuramente questo potrebbe essere un piccolo monumento comunque del 1906, sicuramente qualcosa da preservare. Qualcuno è sparita, per esempio questa è Villa Bettina, vedi, stiamo così facendo una passeggiata virtuale per la passeggiata. Questa era Villa Gigli, 10 appartamenti in stile déco che fece lo spazio, ce la farò prima della fine della presentazione, a questo, guarda che bello, 75 appartamenti in stile moderno, chiamato Residence La Baia, che fu distrutto all'inizio degli anni 70, nella prima metà degli anni 70, qualcuno di voi lo ricorderà sicuramente. Questa è stata chiamata Villa Gigli, ci sarebbe da fare un po' di ricerca, perché potrebbe essere, prendete così proprio come una chiacchiera quasi da bar, però Beniamino Gigli, il tenore Beniamino Gigli veniva qui, io l'ho letto da qualche parte, e questa è Villa Gigli.
non ho mai letto da nessuna parte che questa era la villa di Beniamino Gigli, ma se trovassimo quell'informazione sarebbe interessante, perché comunque Beniamino Gigli era uno dei tenori più famosi all'epoca. Questa sarebbe stata come aver avuto la casa, la villa di Pavarotti o di Caruso, no? Una roba così, la villa di Beniamino Gigli, che all'epoca era comunque un tenore molto importante. Qua si vede poi la situazione della passeggiata, ma insomma, tempus fugit. Continuando la nostra passeggiata c'è il villino Canè. Questo andatevelo a vedere, perché uno passa sempre di corsa, perché stiamo tutti sempre di corsa, poi chissà dove corriamo, non si sa. Ma questo sta vicino al villino Gregoraci. Il villino di Gregoraci era un po' da Liberty e andrà verso una nuova corrente, un po' più squadrata, razionale. Infatti, se lo vedete, proprio tende al razionalismo. Mentre invece il villino Canè è proprio del 1903 e è una piccola bomboniera che, siccome passiamo qui sulla via Aurelia sempre in macchina con grande fretta, purtroppo non lo vediamo mai. Ma fermatevi, andate da davanti alla sirenetta, prendetevi un momento per vederlo, perché è molto simmetrico, molto bello, molto armonico, con una bella loggia davanti. È proprio una piccola bomboniera del 1903. Piccola curiosità, il signor Canè era un fotografo e praticamente lui chiese al principe dei Scacchi il permesso di piantare una vigna e di mettere le api. Era un artista, lui. Piaceva stare in mezzo alle api. Questo era il villino del barone Marincola, che era amministratore del principe dei Scacchi. Questa è stata fortemente modificata, oggi dovrebbe essere la villa Scandale. Arriviamo alla nostra bella stazione di posta, già Punicum, oggi Villa Sacchetti, comprata nel 1889. Ma di rude i romani dentro. Questa probabilmente è uno degli unici edifici quattrocenteschi o cinquecenteschi che abbiamo qui a Santa Marinella. Vi ho messo anche la famiglia, perché la famiglia Sacchetti ci racconta un po' come erano le atmosfere di quell'epoca, no? Siamo proprio nella piena Belle Époque. Qui abbiamo la famiglia Sacchetti con i parenti Orsini, Barberini, Torloni, insomma venivano tutti qua, perché i Sacchetti trasformavano Santa Marinella proprio in un posto di delizia, cioè loro proprio venivano qua. Quello che facevano nel 600 alla Vineta Sacchetti lo fecero nell'800 qua, okay? Che facevano questi ricchi, questi nobili? Venivano qua, andavano a pesca, andavano a caccia, giocavano, facevano i bagni, se ne andavano, magari c'erano la barchetta, socializzavano, insomma facevano dei giochi, la sera non c'era nulla e quindi facevano teatro. Andavano nella villa di uno, nella villa di un altro e facevano appunto o teatro, oppure magari arrivava qualche cantante lirica, un tenore, insomma si intrattenevano così. Saranno loro che compreranno, vi ho detto che andavano a caccia fino al 1905, qua si andava ancora a caccia, che compreranno proprio la zona di caccia riserva per darla allo studio Oietti Borruso, che negli anni successivi praticamente lo svilupperà. Vedete che questo non è cambiato praticamente nulla? No, una che purtroppo l'ultima qua giù negli anni recenti, qualche, uso una parola forte, criminale avrà dato un permesso per deturpare quello che era un progetto bellissimo, no? E infatti, però chissà, magari c'è possibilità di, no, tornare indietro, chissà. Però praticamente gli ho messo questo perché questo è un progetto proprio bello, mi è piaciuto tanto. Questo era il progetto di sviluppo di caccia riserva, era una cosa anche molto all'avanguardia. Guardate, qua c'è la via Aurelia, qua c'è un hotel 4 stelle. Poi tutto il complesso si sviluppa lungo questo asse centrale, un po' quasi a giardino, questi saranno alberi, sì, che poi termina con una bellissima rotonda sul mare. La rotonda non si farà mai, l'hotel non si farà mai, però era un bellissimo progetto. Questo era proprio il dépliant di vendita degli anni 20, ok? Qua si vedono già col pallino le case che già sono state, i villini che già sono stati costruiti. Questo diciamo che era sempre, insomma, sì, rientra comunque sempre nel terzo sviluppo della città, però mi è piaciuto metterlo perché comunque era un bellissimo progetto. Questo era
perché questi c'erano tre tipi di villini, di pezzature diverse e prezzi diversi per i ricchi che comunque si potevano permettere la casa al mare, ma non così ricchi come gli altri che comunque si potevano permettere appunto delle grandi ville aristocratiche. C'era Saderini. Dove? Saderini sta più sotto. Saderini sta praticamente tra il castello, sì, e questo discorso qua, sì, sta qui in quell'altro pezzo, sì. Allora, abbiamo quasi alla fine, questo l'ho dovuto mettere per diritto di cronaca, perché probabilmente una delle tre più belle che ancora abbiamo, Villa Bettina, lei e il villino Emanuele, col quale terminerò. Questo è cominciato 1911, terminato 1913, stile Liberty Floreale, sapete tutti di cosa parlo, è il cementificio Cerrano. Questa è una foto degli anni 20, del 28, quando ancora praticamente tutto il complesso dava la centralità proprio sia alla strada ma proprio a tutta la zona, perché praticamente questo fu comprato alla fine dell'Ottocento e piano piano sviluppato. Qua ci sarebbe tantissimo da parlare. Era un bellissimo complesso, è ancora un bellissimo complesso, ci vorrebbe un miliardario così e una bacchetta magica per farci qualcosa di bello. Però questo bisogna sottolineare che era costruito tutto in cemento, completamente tutto in cemento, perché siccome dietro c'era lo stabilimento, sotto c'erano le cave, eccetera eccetera, qua ci viveva il direttore dell'impianto, ok? Ma questo era, siccome qua c'è la ferrovia, praticamente era anche un bigliettino da visita. Era un bigliettino da visita perché qui andavano dei grandi acquirenti che dovevano fare delle grandi opere, e quindi Cerrano qua dice a tutti: io vi posso dare sia il cemento quello bello, forte, resistente per fare strutture come i ponti, ok? Ma ti posso dare anche un cemento che si può modellare con quelle bellissime forme vegetali e floreali che vanno tanto di moda nei nostri tempi. Infatti è quello lì che farà le nocciole, qua addirittura c'è tutta una vigna fatta in cemento a ricordare un po' i motivi vegetali, che poi sarà quello che farà Gaudì, no? Villino Emanuele, 1912, pure questo è il Covindo, eccolo qua, forse esagonale. Torrino anche lui, questo costruito da Umberto Emanuele, ingegnere e generale del Genio Civile, consigliere della Società Storica Santa Marinella. Questo è diventato un bel B&B, dentro anche elegantemente decorato in stile così un po' coloniale. Se vi capita andate, sicuramente costa rispetto a altre strutture, ma questo potrebbe essere, chissà, sì, domanda, potrebbe essere questo un sviluppo per questi villini in abbandono? Chissà. Qua c'è un po' di bibliografia, grazie a tutti.